Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo di fronte ad una di quelle situazioni in cui le dimensioni non fanno la differenza. Sì, perché oggi parliamo di un mini PC e con l'esattezza parliamo di lui, Nipoji Mini PC. Lui è un piccolo computer, anche se chiamarlo piccolo è solo per le dimensioni ma non per le prestazioni, perché è un computer che è in grado di darci delle prestazioni davvero super interessanti. Lui è in grado di sostituire un computer desktop di dimensioni importanti, i soliti cassotti che abbiamo magari in ufficio o anche a casa, ovviamente non quelle cose estremizzate per gaming, sia chiaro, ma un computer normalissimo lui è in grado di sostituirlo appieno, e sono veramente impressionanti appunto le sue prestazioni in un dispositivo così piccolo. Io sono rimasto senza parole. Infatti lui ha delle dimensioni veramente piccole, è 12,5 x 12,5 con lo spessore di 3,5 cm. Ma prima di parlare di quello che sono le sue caratteristiche hardware, guardiamo velocemente cosa troviamo nella confezione quando vi arriva a casa. Al suo interno troviamo i cavi d'alimentazione con alimentazione, un cavo HDMI, poi troviamo lui il mini PC Nipoji, una staffa per collegare il piccolo PC dietro al monitor o ad una parete, un cavo per collegare un hard disk esterno SSD SATA ed infine le viti per collegare sia l'hard disk che il computer alla staffa. Poi un piccolo manuale con anche la lingua italiana. Perfetto, abbiamo visto cosa c'è nella confezione, però adesso guardiamo cosa c'è all'interno di questo piccolo case. Il suo cuore pulsante è un AMD Ryzen 7 3750H, 4 core 2,3 GHz, che può arrivare fino a 4 GHz. Abbiamo addirittura già installati 16 GB di RAM che gli permettono appunto di far girare velocemente il sistema operativo, perché comunque 16 GB di RAM già preinstallati non sono da sottovalutare. Tantissimi portatili che andiamo ad acquistare di fascia media, che costano intorno ai 500-600 euro, hanno normalmente 8 giga di RAM. Qua ne abbiamo già 16 ed è per questo che ha questo sprint nel far girare Windows 11 Pro. Sì, perché è già installato, troviamo Windows 11 versione Pro, quindi abbiamo davvero completo anche il sistema operativo. Al suo interno poi abbiamo un SSD da 512 giga di memoria, quindi abbiamo anche un bel hard disk super veloce, ma poi come avete visto in dotazione abbiamo anche un cavetto SATA che ci permette di andare a collegare un altro hard disk in aggiunta a quello che è già l'SSD preinstallato, un SSD con connessione SATA per ampliare la memoria, che può arrivare anche fino a 2 terabyte, o anche un vecchio hard disk classico HDD. Quindi dal punto di vista della memoria e della sua capacità di archiviare dati abbiamo tantissimo spazio già disponibile, con la possibilità di ampliarlo o di andare a collegare anche se vogliamo un hard disk tramite le sue porte. Sì, perché le sue porte di connessione sono molteplici. Abbiamo sul frontale una porta USB 3.0, una porta Type-C che diventa anche una DisplayPort, quindi con la possibilità di collegare anche un monitor oltre agli accessori con connessione Type-C, anche se la porta comunque non è Thunderbolt. Abbiamo l'ingresso del microfono, abbiamo l'uscita per le cuffie e abbiamo ovviamente il tasto d'accensione. Nella parte posteriore, ragazzi, guardate che sfilza di connessioni. Abbiamo due porte USB 3, poi abbiamo una porta HDMI e poi abbiamo una DisplayPort. Poi abbiamo due porte USB 2.0 e una porta Ethernet, ovviamente, che può arrivare fino a 1 GB. E in ultimo quello che è la presa per l'alimentazione. Quindi avete visto quanto è completo anche dal punto di vista delle porte. È impressionante in queste dimensioni avere tutto questo, perché poi avendo tre porte che danno la possibilità di essere collegate ad un monitor, ci permettono di poter collegare addirittura tre monitor simultaneamente 4K. Avete capito bene? Tre monitor simultaneamente, uno che potrà essere collegato alla DisplayPort Type-C che abbiamo qua frontale, e poi gli altri due monitor alle porte HDMI e alla DisplayPort che abbiamo nella parte posteriore. Quindi le sue prestazioni, ragazzi, sono impressionanti anche da questo punto di vista. Lui ovviamente ha un modulo wifi che supporta sia 2,4 che 5 GHz, ha un modulo Bluetooth 4.2 per le varie connessioni, che possono essere controller, che possono essere tastiere,
tastiere, mouse, quindi qualsiasi cosa vogliamo collegare con una connessione Bluetooth. Parliamo adesso della scheda video. Ovviamente è una scheda video integrata, è una Radeon Vega 10 che però mi ha sorpreso. Perché vi dico che mi ha sorpreso? Perché ovviamente questo computer l'ho testato, l'ho provato, l'ho messo anche sotto pressione e per metterlo alla massima pressione a livello di lavoro l'ho fatto girare con un gioco pesantissimo. Gli ho installato Forza Horizon 5, uno dei giochi più pesanti da utilizzare. Pensate che già solo il gioco in sé va, quando lo andate a scaricare, sono oltre 130 giga di gioco, ma poi dal punto di vista appunto di quello che è lo sfruttamento della scheda video del processore, mette davvero sotto pressione qualsiasi computer. Ovviamente non potrete giocare a quel gioco con la massima risoluzione, ma guardate ragazzi cosa è riuscito a fare questo piccolo computer. Ovviamente è una cosa estrema perché è un gaming estremo, un gioco pesantissimo, ma solo per vedere fino a che punto era in grado di arrivare un computer così piccolo. Guardate che roba, guardate comunque la grafica come ha mantenuto nell'andare a ridurre alcune, diciamo, particolari funzionalità di quello che è l'aspetto grafico, come ha mantenuto una grafica di altissimo livello e come sia un gioco comunque giocabilissimo, impressionante. Poi ovviamente ho provato anche con giochi meno pesanti, a quel punto allora va che è un piacere. Infatti vedete anche questo gioco come è tutto molto fluido, perché comunque rimane un gioco molto più leggero nell'utilizzo rispetto a Forza Horizon 5. Questo era solo un esempio per farvi vedere le sue prestazioni estreme, perché io sono rimasto senza parole appunto nel provarlo con cose così estreme, perché non mi aspettavo che potesse un prodotto con dimensioni così ridotte darci delle prestazioni così impressionanti. Ovviamente lui gira con Windows 11 Pro in maniera scioltissima, è una cosa che vi raccomando quando lo andate ad attivare, quindi andate ad attivare Windows al primo avvio quando andate ad acquistare questo computer, se doveste acquistarlo, mi raccomando fate subito il Windows Update, quindi entrate nelle impostazioni di Windows dove vi permette di andare ad aggiornare tutto quello che è il computer, perché comunque ha bisogno di tutti gli aggiornamenti per funzionare appieno, perché all'interno di quel pacchetto di aggiornamenti che vi scaricherà Windows, oltre ovviamente a quello che è Windows 11 come aggiornamento delle sicurezze, tutte queste cose, ci sono proprio driver e aggiornamenti per quanto riguarda appunto l'hardware di questo computer, perché all'inizio non vi andrà l'audio, perché l'audio non ha i driver per funzionare. Però una volta che fate il Windows Update e scaricate tutto il pacchetto di aggiornamenti che vi dà disponibile, a quel punto funziona tutto in maniera impeccabile. Come vi stavo dicendo, Windows 11 Pro gira in maniera scioltissima soprattutto per quanto riguarda magari usare Office, va che è un piacere, quindi può sostituire tranquillamente qualsiasi computer desktop di fascia media, perché comunque le cose normali, chiamiamole così, le cose da ufficio, le cose di casa normali le fa in maniera proprio senza neanche che se ne accorge. È impressionante, super silenzioso perché ovviamente ha una ventola di raffreddamento ma che non si sente praticamente neanche andare, e quindi rimane un dispositivo da utilizzare anche in determinate situazioni in casa, magari collegato anche alla TV della sala, perché comunque è talmente piccolo che lo possiamo mettere ovunque rispetto magari ai soliti cassonetti che siamo sempre stati abituati ad utilizzare. Un'altra cosa che mi ha impressionato è l'utilizzo per fare editing video. Allora, chi mi segue lo sa che io faccio un sacco di voli con i droni, ovviamente i miei droni registrano in 4K, quindi con risoluzione di alto livello e soprattutto con file molto pesanti, appunto dati dai 4K con un bitrate molto alto. Ho provato ad installare Filmora, che comunque è un software editing di buonissimo livello, che ci permette di fare tantissime cose, poi è disponibile nello store Microsoft che trovate all'interno di Windows 11, ovviamente la versione di prova che vi lascia una filigrana, però nel caso vogliate acquistarlo, uno lo può acquistare o meno, ma io l'ho installato per vedere come questo piccolo dispositivo era in grado di gestire file così pesanti, e anche lì ragazzi senza parole. Comunque mi permetteva di vedere l'anteprima, cioè quando vado a fare il montaggio video la cosa più fastidiosa è avere l'anteprima di quello che stiamo facendo live che inizia a laggare, mentre con lui no, non inizia a laggare, si riesce ad avere l'anteprima bella fluida. Questo ragazzi è tanta roba, perché ripeto, non è piccolo, di più, è
piccolissimo se pensate a quanto è grande il vostro cellulare e come è grande questo piccolo computer, cioè per dire il rapporto, no? Impressionante. Un'altra cosa molto interessante è la possibilità di andare ad ampliare le sue prestazioni. Come? Svitando le quattro viti sotto al case andiamo a rimuovere il coperchio, dopodiché abbiamo, vedete, subito visibili i due moduli RAM, quindi possiamo andare ad ampliare la RAM andando a sostituire questi moduli che sono due moduli da 8 giga con magari due moduli da 16 giga o uno da 32, quindi possiamo andare ad ampliare la RAM in maniera super semplice e anche il disco SSD se volessimo sostituire quello che c'è all'interno, quindi non aggiungerne uno con il cavetto in dotazione ma sostituire quello che abbiamo all'interno, possiamo fare anche quello tranquillamente in maniera super semplice. Poi andiamo a richiudere il nostro coperchio, riavvitiamo le quattro viti e abbiamo aumentato e migliorato le caratteristiche di un dispositivo che già fa paura, non per le dimensioni ma per le prestazioni. Parliamo adesso di prezzo. Allora, il suo prezzo attualmente su Amazon è di 529 euro, fino a due settimane fa era addirittura scontato su Amazon a 379 euro. Era un prezzo pazzesco perché abbiamo, ragazzi, delle prestazioni incredibili, diventa il vostro computer primario se non avete esigenze di gaming assurde o se ovviamente non fate editing professionale con software professionali, ma per uso quotidiano, uso hobbistico, uso studio, uso ufficio, gaming leggero e anche editing, però ovviamente non sto parlando di editing di chi fa lavoro di editing, ma chi fa lavoro hobbistico di editing, è tanta tanta roba. Mentre adesso stavo dicendo costa 529 euro, ma qua sotto in descrizione potreste trovare il coupon sconto per abbattere il prezzo o anche nel mio canale Telegram offerte, dove quotidianamente propongo prodotti con i coupon sconto o che sono molto in offerta già di partenza su Amazon, quindi vi invito a seguirmi sul mio canale Telegram offerte per non perdervi tante occasioni che davvero ci permettono di risparmiare tantissimi soldi che magari sono offerte che durano poco tempo e lì le trovate sicuramente. Il suo prezzo è un prezzo sicuramente non basso, però se calcolate le caratteristiche hardware è sicuramente interessante, però quando era in offerta due settimane fa 379, ragazzi, era stra interessante per appunto quello che ci viene dato a livello di utilizzo e prestazioni. Quindi, ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione del Nipoji Mini PC con AMD Ryzen 7 3750H vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler anche di lui, spoiler erano arrivati. Sempre se va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni, ma tutta la tecnologia in generale, ragazzi, arriva lì con tanti coupon sconto o prodotti che sono in offerta. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione come questa, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.